Buonasera. Washington ha mandato al governo di Teheran un messaggio nel quale si esprime un profondo rincrescimento per la tragedia dell'aereo iraniano abbattuto da una unità della flotta statunitense nel Golfo. Nel messaggio si parla del forte stato di tensione nella zona e si afferma che da parte americana non vi è e non vi è stata alcuna volontà a colpire un aereo civile. L'Iran a lutto piange i suoi martiri, così gli Ayatollah di Teheran chiamano le vittime dell'A-300 abbattuto dagli americani. A Dubai si identificano i corpi recuperati, a nord-est del Golfo, nella capitale iraniana, i solenni funerali. Con il dolore si levano minacciose grida di rappresaglia. Dal vecchio Khomeini agli altri della nomenclatura clericale si invita esplicitamente alla vendetta. Decideremo quando e come colpiremo, ha detto il presidente del Parlamento Rafsanjani. E già oggi il primo allarme a Beirut. È stata annunciata dalla radio di fede sunnita l'esecuzione di uno degli ostaggi americani della Jihad islamica, ma finora non se ne è avuta conferma. Nel Golfo intanto la vita continua normalmente. Ieri sera è transitato attraverso Hormuz un convoglio di petroliere kuwaitiane scortato da due navi da guerra americane. A poca distanza i rimorchiatori recuperavano i corpi straziati dell'Airbus. Tragico errore, dicono a Washington, ma con giustificazioni e attenuanti, forse non molto convincenti. Sentiamo il nostro corrispondente. Il Pentagono ha sostenuto poche ore fa che il sistema di autoidentificazione elettronica dell'aereo abbattuto trasmetteva su due lunghezze d'onda, una esclusivamente impiegata per il traffico aereo civile e l'altra per quello militare. Sarebbe stata la ricezione su quest'ultimo canale, usato anche dai caccia F-14 iraniani, a indurre in errore il comandante dell'unità americana, che ordinò il lancio di due missili standard contro l'aereo. Una versione dell'accaduto definita ridicola dall'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite, che nel chiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza ed una severa condanna degli Stati Uniti, ha ricordato come le normali trasmissioni di autoidentificazione dello A-300 civile fossero state ricevute e registrate per 14 minuti consecutivi da tutti gli aeroporti di 7 paesi che si affacciano sul Golfo. Il Washington Post ha intanto rivelato che il comandante dell'unità americana, capitano Will Rogers, aveva creato a partire dall'8 giugno seri problemi ai traffici aerei, invitando perentoriamente i piloti a cambiare rotta e minacciandoli di rappresaglie. Quanto alla presentazione formale di scuse all'Iran, il portavoce della Casa Bianca Fitzwater ha chiarito come le espressioni di rincrescimento e di tristezza, espressioni usate dal presidente Reagan, debbano essere considerate appropriate. Un indiretto no, quindi, alla richiesta di scuse. E veniamo alle reazioni in Italia. Stamani il Presidente del Consiglio De Mita, rispondendo indirettamente al segretario socialista Craxi, ha detto che non è mai stato immaginato che la missione italiana nel Golfo dovesse durare per l'eternità. Nel pomeriggio alla Camera il Ministro degli Esteri Andreotti ha sostenuto che al momento alla versione americana dei fatti non se ne contrappone un'altra, per cui bisogna considerare che si tratti di un errore tecnico. Critiche, le opposizioni comunisti hanno chiesto il ritiro delle navi militari italiane in missione nel Golfo. I democroletari hanno protestato per la mancata condanna agli Stati Uniti, mentre i radicali hanno definito elusive le risposte del nostro governo. Ancora dagli Stati Uniti, il ministro della giustizia americano Edwin Meese, il cui nome era stato coinvolto tempo fa in vari scandali, ha rassegnato le dimissioni. A Meese erano stati consegnati oggi i risultati di un'inchiesta sul suo operato, inchiesta che, secondo quanto affermato lo stesso ministro, lo scagionerebbe completamente. Solo alla luce di questi risultati, ha detto Meese, posso ora dimettermi. Il dibattito alla Camera sulle mozioni riguardanti l'aborto e il diritto alla vita si è concluso con l'approvazione a grande maggioranza, 372 voti favorevoli e 92 contrari, del documento sottoscritto dai laici e dal Partito Comunista, sul quale il governo aveva espresso parere contrario. Il documento impegna il governo a favorire una corretta applicazione della legge 194. È stata approvata anche la risoluzione della Democrazia Cristiana, ma sono state respinte le parti del documento democristiano riguardanti il ruolo del volontariato e l'istituzione di una commissione d'indagine per accertare le condizioni di prevenzione dell'aborto in Italia.
Sul documento della Democrazia Cristiana il governo aveva espresso parere favorevole. Si conclude così un dibattito che aveva visto riproporsi alla Camera, a 10 anni dalla legge 194, la stessa spaccatura che ci fu nel 1978. Una spaccatura in cui si sono accentuati più gli aspetti ideologici e culturali che pratici. Ora, dall'estero, molto di quello che si è discusso durante la conferenza pansovietica che si è conclusa nei giorni scorsi a Mosca si tradurrà adesso in profondi mutamenti istituzionali della struttura istituzionale e politica dell'Unione Sovietica. Il nuovo corso di Gorbaciov dovrebbe passare attraverso una nuova Costituzione, nuove leggi, nuovi codici. Il servizio del nostro inviato Paolo Spinelli. La rivoluzione decisa dalla 19ª conferenza di partito è ora nero su bianco, contenuta nei 7 documenti approvati nella notte di venerdì scorso e finalmente pubblicati sui giornali di stamane. È stato molto più che un congresso di partito. La conferenza ha avuto il valore di un'assemblea costituente. Ha dettato i principi generali sui quali fondare il nuovo Stato sovietico, uno Stato di diritto dove la volontà popolare sia sovrana e garantita dalla separazione dei poteri. Domina la preoccupazione di eliminare nel rapporto tra autorità e cittadini le zone franche dove regna l'arbitrio. Della riforma politica già si è detto, l'Unione Sovietica sarà guidata da un presidente a capo di un regime parlamentare. Ai soviet eletti dal popolo spetterà non solo il compito di legiferare, ma anche quello di votare le massime cariche dello Stato. Ma i documenti dedicati ai più importanti capitoli della politica e del diritto contengono tutti novità di grande interesse. Soprattutto nel ribaltare il rapporto tra permessi e divieti. Come quando, a proposito del principio di fondo della riforma giudiziaria, si dice testualmente «è consentito tutto quello che non è vietato per legge». Sembra un'ovvietà, ma è l'esatto contrario di quello che appartiene oggi al senso comune del cittadino sovietico. La rubrica tra poco in edicola. In studio c'è Franco Poggianti con le prime pagine dei giornali. Buonasera, esplode l'estate a 40 gradi, si muore di caldo, non è lo sfogo di un giornalista costretto a lavorare sotto questa canicola, ma è il titolo di spalla de Il Messaggero, giornale di Roma. Temperatura record, recita l'occhiello, e sotto questo titolo un altro è un articolo di Guido Caroselli, che è un meteorologo, che ci dà notizie poco rassicuranti, e da oggi è il titolo Sarà peggio, cioè infatti a quanto pare una depressione sahariana, noi siamo vicini all'Africa e ci prenderemo un'altra bella ondata di caldo nei prossimi giorni, la prima notizia. Naturalmente il Messaggero, come tutti gli altri giornali, tiene ancora ben in evidenza in prima pagina la questione dell'Airbus abbattuto. Il governo cerca il modo per uscire dal Golfo, è il titolo. E c'è poi una notizia a centropagina, Fiumicino ormai è al collasso, gli scioperi all'aeroporto con tutti i disagi che ne conseguono. Il Manifesto apre invece sulla questione della mozione sull'aborto. Decido ancora io, è il titolo del giornale romano, aborto, passano di misura PC, PSI e laici, la DC va in minoranza insieme con i Verdi. Per quanto riguarda invece l'Airbus, la notizia è a centropagina, la vedete, il caso è chiuso, Reagan, la flotta USA, resterà a vigilare il Golfo, Andreotti sdraiato, è ancora il catenaccio del Manifesto, incontro Craxi, De Mita. Passiamo a un altro giornale, La Stampa, alcuni giornali smentiscono la versione ufficiale del Pentagono, America turbata, errore evitabile, è il titolo della Stampa di Torino. Virgolettate, come primo titolo del giorno di Milano, le parole di Reagan, l'incidente è chiuso. Andreotti, auspichiamo che Teheran si astenga da rappresaglie. Al centro pagina la vicenda dell'IRPEF. Ci sono stati, come sapete, oggi degli scioperi regionali, in 3 regioni per la precisione, sono andati molto bene, riusciti gli scioperi generali, infatti titola il giorno, sull'IRPEF un tavolo con De Mita, la trattativa, cioè col Presidente del Consiglio. E a proposito di IRPEF c'è anche il titolo di centropagina dell'Unità, non ci è arrivato il giornale, siamo in grado però di darvi i titoli. Il governo italiano, è l'apertura dell'Unità, non sa che fare sulla flotta. Reagan, l'incidente chiuso, minacce agli ostaggi USA. Sempre sul Golfo c'è un editoriale del condirettore Fabio Mussi intitolato L'avventura del Golfo.
Anche di Repubblica non abbiamo la prima pagina, vi leggiamo il titolo d'apertura, l'America si interroga sulla strage del Golfo, non convince la verità di Reagan. Il Corriere della Sera mette di spalla la notizia appunto sulla tragedia dell'aereo, l'Iran chiede giustizia all'ONU, Reagan esprime profondo rammarico, ma il Corriere della Sera invece mette in evidenza due colonne accanto all'apertura che è un fondo sull'economia. La questione aborto, la democrazia cristiana ancora battuta a 10 anni dalla prima sconfitta. Intervenga l'ONU, il titolo del Popolo, quotidiano della democrazia cristiana, per scongiurare la rappresaglia, il primo titolo dedicato alla tragedia del Golfo, e poi parla anche della votazione della Camera sulle mozioni sull'aborto, la difesa della vita richiede atti solidali, la democrazia cristiana si è adoperata responsabilmente per una intesa. Il Gazzettino di Venezia, sale la tensione, appello all'ONU. Prima abbiamo visto sul Messaggero la denuncia delle situazioni drammatiche di Fiumicino, se Fiumicino piange Venezia non ride, un aeroporto, un inferno. È il Marco Polo di Venezia dove c'è, secondo il Gazzettino, di tutto, caos e cattivi servizi, nel pieno del turismo si riscopre un'aerostazione da terzo mondo. L'Italia lascerà il Golfo, è il titolo di Avvenire, giornale cattolico, Democrazia Cristiana e Partito Socialista, favorevoli al rientro della nostra flotta. Il secolo XIX, mentre gli Stati Uniti si interrogano sui troppi errori del comandante della Vincennes, sfilano le prime bare per le vie di Teheran e Khomeini insiste sia guerra agli USA. Sotto un altro titolo, le navi italiane restano. Avete visto che invece il giornale poco prima, e l'Avvenire poco prima, diceva che l'Italia lascerà il Golfo. Andiamo avanti. L'Italia chiede pace nel Golfo dalla Jihad, minacce per gli ostaggi USA in Libano. Poi c'è la notizia di Dubček, il leader della Primavera di Praga, che ha avuto una laurea honoris causa a Bologna. E una notizia drammatica, un ragazzo romano morto, aveva dato gli esami scritti a scuola e gli orali in ospedale, aveva un tumore al cervello, ha avuto l'intervento ed è morto, una storia pietosa e drammatica. Il Mattino, e con questo concludiamo, dopo la strage l'Italia all'Iran, non vendicatevi, è il titolo di apertura. La testa di pagina invece riguarda aborto, approvata la linea laici Partito Comunista. Centro pagina, presentato il progetto CGL Cisle Uille, naturalmente sul fisco, la battaglia fisco si va verso lo sciopero generale. Con questo abbiamo concluso questa nostra rassegna affrettata, data l'ora anticipata con la quale andiamo in onda. Buonasera. E di fisco adesso parleremo fra poco. Intanto parliamo di scioperi nel settore dei trasporti, cominciamo dal trasporto aereo. Abbiamo sentito dalla rassegna stampa che la situazione a Fiumicino è piuttosto difficile. Questo per le agitazioni dei funzionari della Lugana. Secondo l'Alitalia, questa protesta, che si inserisce in un periodo particolarmente congestionato per il traffico, rischia di portare alla paralisi lo scalo romano. Da dopodomani poi riprendono gli scioperi dei piloti del sindacato autonomo APPL e l'ATI cancellerà 16 voli al giorno, questo fino a domenica. Sembra invece avviata a conclusione positiva la vertenza dei marittimi. Per domani mattina è previsto un incontro con il governo. E adesso veniamo al fisco. Sempre per la pagina sindacale, oggi si è svolto uno sciopero di 4 ore in diverse regioni italiane, 3 per la precisione, cioè Lombardia, Toscana e Veneto. Altri sono previsti per i prossimi giorni, perché si è scioperato per sollecitare la riforma fiscale. Il servizio è di Angelo Galantini. I sindacati fanno proprio sul serio. La riforma del fisco è diventata ormai il simbolo dell'impegno per l'equità. Oggi a Milano e a Firenze, vedete le immagini della manifestazione con Pizzinato, la richiesta rilanciata da CGL, CISL e UIL è stata quella della revisione delle aliquote IRPEF, di una lotta serrata all'evasione e dell'ammodernamento dell'amministrazione finanziaria. Proprio su questi temi è intervenuto a Roma il ministro Colombo, inaugurando un nuovo complesso dell'anagrafe tributaria. Colombo ha escluso che ci siano in vista stangate fiscali, ma non ha anticipato nulla della manovra governativa, nemmeno ai sindacati che ha incontrato nel pomeriggio. Nei prossimi giorni ci saranno nuove riunioni e alla metà di luglio l'appuntamento conclusivo con il Presidente del Consiglio. Oggi il segretario generale della CISL, Marini, ha scritto proprio a De Mita, oggetto della lettera, un fisco un po' più giusto.
La goletta verde continua il suo viaggio per i mari italiani. In alcuni punti li trova puliti, in altri no. Ora è lungo le coste della Sardegna. Vediamo se riesce. Il mare è la pianura della Liguria, zona fertile, fonte di ricchezza storica ed attuale con la pesca ed il turismo. È doveroso, oltre che logico, quindi, che allo stato di salute di questo mare ci si interessi. Forse, dicono in Liguria, ci sono troppi dottori, tanto che dalla somma e dal confronto dei dati sta uscendo una confusione dannosa e soprattutto, aggiungono, non sortiscono adeguate terapie, ammesso sempre che il mare sia gravemente ammalato.